Buongiorno belle gente, bentornati nel mio canale. Io sono Male e oggi vi porto un trattamento nuovo più una tecnica di styling nuova per i capelli. Come sapete, tutte le volte che lavo i capelli faccio un trattamento diverso oppure torno ai trattamenti che usavo prima, ma questa volta ho comprato questo aguacate, questo avocado che non andava per niente bene, maturo troppo, anzi oramai è andato. E quindi ho deciso di riciclarlo in questo modo sui nostri capelli. Il risultato è Piccolina, perché favoloso io non ho una comunque. padella piccola, avevo bisogno di qualcosa più piccola. Questa è la più piccola che ho, che posso lasciare sul fuoco. E quindi ho messo questo aguacate, lo schiaccio un po' a fuoco lento, lo lascio che lascia proprio i suoi oli. E aggiungo dell'olio extravergine. Questo trattamento è composto di due ingredienti potentissimi per idratare i capelli. Come avete visto, i miei capelli avevano proprio bisogno di tanta idratazione. E quindi andiamo, aggiungo l'olio extravergine, miscelo il tutto e voilà! Ho lavato i capelli perché così penetra meglio l'idratazione. Di solito la maschera la faccio prima di lavare i capelli, questa volta ho deciso di farla dopo il lavaggio. Lo applico, è una specie di pappa, però si scioglie sui capelli, basta che la strisciate su, proprio sentite i vostri capelli che si idratano, proprio assorbe tutto l'olio che ha questi due ingredienti, perché l'avocado è molto 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 idratante sia per i capelli che per il viso. Infatti faccio avanzare un pochettino di questa maschera per i capelli e la uso sul viso. E voilà, se avete ad esempio dell'avocado che è avanzato 2-3, io avevo visto un video in cui lo mettono a fuoco lento finché proprio fa uscire il proprio olio e si utilizza, però sapendo che io ne avevo pochissimo non è sufficiente per riuscire ad avere l'olio di avocado. Adesso lo faccio riposare, io credo l'ho lasciata riposare per un paio d'ore, sono andata a pulire casa come ci tocca sempre. E vado ad applicare la mia maschera prima di maschera di trattamento, la mia maschera di Herbalife, che è molto buona per la pelle acneica. Comunque, ho lavato i capelli, adesso vado a pettinarli. Sapendo che ho fatto un altro piccolo video, mi si sono asciutti i capelli tanto. E quindi niente, prima di cominciare col styling, li bagno tanto. E comunque già con questa maschera l'ho lavata, però i capelli sono davvero, li senti proprio morbidi, li senti idratati. Questo trattamento va benissimo per i capelli secchi, crespi, sciupati dal sole e dal mare. Comunque, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E adesso vado a mettere il mio siero, per il mio siero che non si risciacqua, che lo faccio a casa. Sapendo che ho un problema col computer, quindi non posso lasciarvi il video sopra. Invece intenterò lasciarlo nella descrizione di questo video. Dunque mi giro dall'altra parte così vi faccio vedere il styling. Allora, io divido per parti la testa e a ogni parte la divido a tre. Io non la divido a due perché non mi piace che mi rimane la riga. Adesso prendo il mio pettine, lo rullo, poi lo giro. Guardate che bel riccio che lascia. La stessa identica cosa faccio nell'altro, praticamente intento di fare lo stesso modo su tutti i capelli. Come vedete rullo abbastanza in una maniera veloce perché sapete sono abituata, lo faccio ogni tanto, faccio questa tecnica qua che se avete tempo a disposizione questa tecnica è favolosa. Come sapete io provo a provare tutte le tecniche possibili e soprattutto dipende dal tempo che ho a disposizione. Se ho abbastanza tempo mi piace tanto usare questa tecnica. Se non ho tanto tempo uso il mio pettine marocchino, quello classico, lo pettino sui capelli e basta. Invece così,
lascio che i capelli prendano la forma e come vedete io li rullo fino a un certo punto, non li rullo dalla radice, perché voglio che la radice, proprio prima di tutto, che non si idrata tantissimo, perché voglio volume. Il volume lo faccio comunque quando separo dopo i capelli, li separo dalla radice, perché la definizione della radice sinceramente non è che mi importa tantissimo, più che altro mi interessa la definizione di punta e tanto volume sulla radice e tanto volume sul resto dei capelli. Comunque, come vedete, io idrato da metà, da due terzi in giù, giusto? Sì, da due terzi in giù, perché voglio il volume, come ho detto, il volume e la definizione di punta, perché più idrati la radice, più scendono i ricci, meno volume avremo. Ovviamente dipende dal risultato che volete. Se sono le persone che gli piace l'effetto dei miei capelli o gli piace l'effetto dei capelli voluminosi, vi consiglio di non idratare mai la radice. No, perdona, non idratate mai la radice. Sì, giusto. Di punta sì, la radice no. Mi confondo ogni tanto. E voilà, e continuo con questo trattamento, con questa tecnica su tutti i capelli. Comunque questa tecnica tardate almeno 25 minuti, mezz'ora, per avere un risultato che vi piaccia. Se volete, non avete tanto tempo, volete fare la stessa tecnica, niente, prendete più ciocche, prendete le ciocche più grandi. Io li prendo più piccoli perché mi piace la definizione al riccio piccolo. Guardate come sono belli comunque. Bella gente, se provate questa tecnica fatemelo sapere, scrivetemi qua su YouTube oppure seguitemi su Instagram e Facebook e lasciatemi dei messaggi se avete delle richieste particolari, volete sapere qualcosa in più sulle tecniche, sui trattamenti che faccio, o se volete avete delle richieste particolari. Comunque, uno dei prossimi video intenterò a fare la questione della riga nei capelli, che me l'ha chiesto una ragazza che mi segue. Grazie per i suggerimenti. Velocizzo il video perché sennò davvero faccio un video di più di 35 minuti, quindi direi proprio di no. Dopo che ho rullato tutti i capelli, comincio a fare crunch sui rullini che ho fatto o strizzarli.
strizzarli per confermare la forma dei ricci. Il tempo che potete, il tempo che volete, il tempo che riuscite. I miei capelli col Crazy Color lasciano rosso ovunque. Schiacciate, schiacciate finché potete. Adesso invece vado comunque a separarli perché, come sapete, mi piacciono i capelli super voluminosi, quindi non mi più il riccio contiene tanti capelli, mi sento la ciocca è grande, meno volume avrete sui capelli, quindi cominciamo a separarli. Ho cominciato a separarli con questo, mi sono ricordata che c'è un pettine con i denti più stretti e sono andata a prenderlo, però comunque, solo perché non ce l'ho, comprerò un pettine che ha i denti più stretti di questi per vedere se riesco ad avere definizione e anche volume senza rovinarmi che non siano frizz i capelli o disfatti. Comunque lo provo e vi farò sapere. Bella gente, comunque voglio ringraziare tutte le persone che mi scrivono, tutte le persone che mi seguono, soprattutto chi mi segue, mi si è iscritto da tanto, che i nuovi iscritti, davvero grazie per il vostro appoggio, grazie che mi scrivete, grazie per la fiducia e spero che continuate a seguirmi, soprattutto a avere tanta fiducia nei miei video, nei miei consigli. Dopo che ho definito i ricci, vado ad applicare un altro pochino del mio siero magico, che comunque questa volta ho aggiunto, per allungarlo, ho aggiunto la glicerina, che è favolosa per i capelli ricci. Comunque vado a fare in crunch e nello stesso momento controllo con le dita, con le mani, se c'è una parte dove ci sono una ciocca grande e soprattutto controlla i punti che rimangono molto secchi nei capelli, li ripeto un'altra volta a idrato perché così la testa mi rimane tutta bella idratata. Adesso invece andiamo a separare i ricci perché comunque io sono uscita e mi si sono asciugati i capelli, l'ho asciugato in una maniera naturale, adesso andiamo a separarli. Li separo col mio separatore come tanti conoscono, costa 1,50 euro. Però fa la differenza perché da una parte separiamo i ricci, dall'altra parte diamo volume ai capelli, che è importantissimo. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. E mi raccomando, per qualsiasi domanda, richiesta, sono a vostra disposizione. E buona domenica a tutti, spero che vi piaccia questo video, spero che vi sia stata utile.